sapete qual è questo gioco di parole tra Barry e Mary. C'è anche una ragione in cui, per la quale ho scelto questo tema, al di là del fatto che il rosso così mette buon umore. E proprio mi piaceva l'idea che le bacche rosse siano un simbolo della continuità della vita in momenti difficili, no? Adesso c'è questa parola che ci piace o non ci piace tanto, resilienza. Comunque, l'idea della vitalità. Quindi, da una parte, sono dei suggerimenti, qualche idea per il giardino d'inverno. Lo dicevamo prima, che da una parte arricchiscono il giardino perché quando non ci sono fiori, non ci sono cose, abbiamo invece queste bacche, alle volte anche esuberantissime, no? Perché spesso alcune piante ne producono delle quantità enormi. Quindi aggiungono bellezza e interesse al giardino, ma dall'altra sono anche una risorsa estremamente importante per gli animali, in particolare per gli uccelli, che vedrete che ci fanno anche da compagni. Qui abbiamo Robin come nostro testimonial, ma ci sono anche altri uccellini che ci accompagnano in questa esperienza, perché in effetti le bacche rosse servono proprio per gli uccelli, è un colore che si fa notare e quindi è lì il pasto pronto, il fast food. Ho scelto per questo calendario ovviamente 24 piante, in realtà 23 generi, perché c'è un genere che si ripete due volte, ma uno è un po' la sorpresa dell'ultimo giorno. Ci sono un mix, diciamo, sia di piante nostre, di piante dei nostri giardini, anche di piante molto comuni, e un mix di qualche pianta esotica invece. Quasi tutte, tranne forse 5 o 6, no, anche meno, sono rustiche. Dicevo appunto il rosso. Il rosso è un segnale per gli uccelli. In particolare, moltissime di queste piante, non tutte, sono piante sfoglianti, il che fa sì che le bacche rosse spicchino particolarmente sui rami nudi, neri, senza foglie, oppure spicchino particolarmente sulla neve, quindi si fanno veramente notare, sono un'insegna luminosa. Gli uccelli mangiano queste bacche, che alle volte sono buone anche per noi, molte volte sono invece velenose per noi, ma non per gli uccelli. E poi ovviamente con le loro deiezioni fanno sì che nascano lontano dalla pianta madre, cosa particolarmente importante quando si tratta di alberi o di arbusti. Credo che la stragrande maggioranza delle piante che ci sono in questa presentazione siano arbusti, anche se c'è anche qualche eccezione. Allora, voi sapete che io ho una deformazione professionale, sono un'insegnante, così mi viene sempre voglia di mettere le puntine su di. Allora, forse è il caso di capire che cosa diciamo quando diciamo bacca, no? Perché qui c'è una differenza tra la lingua comune e il gergo della botanica. Allora, nella lingua comune bacca è qualsiasi frutto più o meno piccolino, in genere magari tondeggianti, come quelle che potete vedere in queste immagini, dove, non so, ci sono delle fragole, ci sono dei pomodori, dei peperoni e tante altre cose. Quindi un piccolo tondeggiante polposo, però non è il modo in cui lo usa la botanica. In botanica la bacca è in senso tecnico un tipo particolare di frutto. Allora diciamo che in questo calendario io ho messo delle piante da bacca inteso nel senso della lingua comune, quindi troviamo quelle che per la botanica sono veramente bacche, ma anche quelle che per la botanica sono altre cose. Aspettate, ho un piccolo problema. Ecco, adesso è meglio. Allora, quindi facciamo una mini cosa didattica. Allora, dal punto di vista dei botanici, che cos'è una bacca? Beh, l'esempio classico è un pomodoro, perché un pomodoro è una bacca, è un frutto che è costituito da tre strati. I frutti in genere hanno tre strati, ma nella bacca, in questi tre strati, l'epicarpo, cioè la buccia, il mesocarpo, la polpa e l'endocarpo, ciò che avvolge i semi, sono tutti molli, hanno tutti una consistenza carnosa e i semi stanno
immersi nell'endocarpo. Pensate, visualizzate un pomodoro, come vedete qua nell'immagine, e vedete esattamente come è fatto, no? E questa è tecnicamente una bacca. Come si produce una bacca? Come viene fuori una bacca? Ecco, anche qua lo vedete dal pomodoro. La bacca deriva dalla trasformazione dell'ovario, in cui vedete, è rimasto del fiore originale i sepali, il peduncolo, quella cosa che vediamo in alto del pomodoro, l'ovario fecondato si è trasformato nel nostro frutto, con gli ovuli che stavano al centro dell'ovario che si sono trasformati in semi. Nel calendario ci sono alcune piante che sono davvero delle bacche. Ecco, ce n'erano sette. Che tecnicamente sono davvero delle bacche. Allora, il Berberis vulgaris, ovvero il crespino, una pianta forse poco coltivata, sono molto più coltivate altri tipi di Berberis, in particolare il Berberis fulvergine, no? Quello con le foglie rosse. Poi, appunto, ne parlavamo poco fa, il corbezzolo, l'Arbutus umedo. Poi la Gaultheria mucronata, ovvero la Pernensis del Cile, la Landina, Lidesia policarpa, Smilax aspera e Ruscus aculeatus. Tutte queste sono davvero delle bacche. Allora io ho pensato di concentrarmi solo su tre. Allora, perché il Berberis magari lo conosciamo tutti, anche se come dicono i giardini si coltiva poco. Il corbezzolo è una pianta meravigliosa, tipica del Mediterraneo. Però anche questa forse la conoscete abbastanza. La nandina viene dalla Cina, una pianta esotica, adesso si coltiva molto, si trova parecchio. Ruscus aculeatus, anche penso il pungitopo, una pianta tipica di Natale, addirittura la vendono spruzzata d'oro, d'argento, anche questo penso la conosciate abbastanza. Quindi io mi fermerei in realtà sulla Gaultheria, sull'Idesia e sulla Smilax. Ecco, ho pensato di fermarmi su queste tre. Allora, partiamo dalla Gaultheria mucronata. È una pianta tipicamente natalizia, proprio intorno al periodo di Natale vedete messe in vendita queste piantine, appunto nei tre colori, c'è il bianco, c'è il rosa e insomma, forse non propriamente rosso, ma un rosa molto carico. Sono difficili da coltivare, sono problematiche. Perché? Questo lo vedete dall'immagine che vedete sulla mia destra, quindi sulla vostra sinistra, che ci fa vedere com'è la Gaultheria in natura. Allora, la Gaultheria in natura nasce in quei posti lì. Questa fotografia è stata presa nel Parco Nazionale dello Glaciares in Argentina. È una pianta che viene dalla Patagonia. Lo vedete anche qua dalla cartina. Arriva dal Cono Sud, arriva dal sud del Cile e dal sud dell'Argentina, in zone molto fresche, con un terreno molto leggero, molto acido. È un'ericacea, quindi già tutte le ericacee hanno un po' questi problemi. E questo ci fa capire perché quando noi la portiamo nei nostri giardini o nella o in un cassetto sul balcone, possa avere un pochino dei problemi. Vediamo un pochino più da vicino, ho fatto per ognuno una scheda. Allora, infatti abbiamo detto, arrivano dalla Cina, dall'Argentina, scusate, dal Cile e dall'Argentina meridionale. La zona vuole il terreno estremamente acido, un terreno leggero, non con troppi nutrienti. Sono condizioni difficili per noi. Per esempio, da noi patisce molto il caldo estivo, perché non è abituato ad avere il caldo. Forse molti di voi conoscono questa pianta con il nome precedente, che era Pernezia, Pernezia del Cile. E questo ci porta al primo raccoglitore, che è un tipo pazzesco, signore che si chiamava Antonio Giuseppe Armetti. Chi era questo signore? Era il cappellano della spedizione Bougainville, Bougainville, quello della Bogatellea. Allora, prima di partire per i mari del sud, Bougainville fu incaricato di cercare di occupare le isole Malvine, le famose isole Malvine.
e fu una spedizione disastrosa che portò a una crisi diplomatica tra la Francia e la Spagna, che pure erano alleate. Quindi poi dovette andare lì a smontare questa cosa in fretta e furia. E il suo compagno, insomma, di viaggio, il suo prete di bordo era questo Pernet, che quindi scoprì questa pianta nelle Malvine, nelle Falkland, nell'isola Falkland, così avete anche lì l'idea di quanto sud, quanto freddo. Ecco, questo personaggio veramente incredibile, poi nella sua vita ne fece di ogni tipo, fino a finire a creare un gruppo di questi strani personaggi che c'erano nel Settecento, che si chiamavano gli Illuminati di Lione, quindi per dire che è un personaggio abbastanza interessante, peccato che non esista più il genere Pernezza, e il genere Pernezza non esiste più perché è confluito in Gualteria. Abbiamo detto appunto è stato scoperto nel 1763, descritto prima volta da questo Pernetti, ma in realtà arrivò in Europa parecchi anni dopo, nel 1828, di nuovo da un vivaio londinese, questo vivaio Clapton, a cui fu mandato da questo signor James Anderson, che era un medico di bordo. Ecco, abbiamo già detto che un primo problema di questa pianta, molto carina, molto bella, che compriamo sotto Natale, poi spesso ci muore, è appunto le condizioni che vuole, il fatto che detesta il caldo, il fatto che voglia il suolo fresco. Ma c'è ancora un altro problema, che tra l'altro incontreremo molto in questa presentazione. Questa pianta è dioica. Ho scoperto che molte piante da bianca sono dioiche. Allora, dato che vengono vendute le piante con le bacche intorno a Natale, è difficilissimo procurarsi il maschio, quindi anche se voi riuscite ad essere, siete molto bravi, la piantate nel vostro giardino, riuscite a farla sopravvivere al calore estivo, la bagnate giusto, eccetera, eccetera, non riuscirà a fare le bacche perché non ha il maschio. La soluzione, dice un mio amico, è provare a seminarle, quindi provare a seminare queste bacche e sperare che nasca qualche maschio, con tutta la difficoltà che c'è, però farla crescere, a tenersene lì e a sperare che diventino grandi e scoprire poi finalmente quando ci sarà il maschio. Dal punto di vista decorativo, però appunto per quell'anno in cui le hai, abbiamo già detto che ci sono parecchie culti, ma soprattutto ci sono parecchi colori, quindi il bianco, il rosa e questo fucsia molto scuro. Ecco, la seconda pianta che ho scelto, spero che per almeno un certo numero di voi sia ancora novità. Tra l'altro è un albero, è uno dei pochi alberi di questa presentazione. Si chiama Idesia Policarpa, è una pianta che viene dalla Cina, dalla Corea e dal Giappone, il che ci dice anche che è abbastanza rustica. Ed è un albero talmente bello che negli Stati Uniti la chiamano proprio l'albero meraviglioso della Cina. La bellezza è le foglie, potete vedere in questa immagine, che sono delle foglie a cuore grandi. La bellezza, i fiori non sono particolarmente interessanti, sono fiori piccolini, però sono profumatissimi, quindi se non si fanno notare per la bellezza, a parte che comunque hanno questi grappoli un po' verdolini, la bellezza grande arriva d'autunno con questa copiosa produzione di bacche e pendule, veramente un albero molto bello, anche la forma. È dioico anche questo, quindi anche qua abbiamo problemi. Ecco, ho già detto che viene dalla Cina, dal Giappone, dalla Corea. Non ha problemi, pare, di terreno. Io non l'ho mai provata, tutto teorico, le mie conoscenze. So che Mario Mariani lo sto provando. Comunque, accetta praticamente qualsiasi terreno, da sabbioso ad argilloso, da lievemente acido a neutro. Viene meglio in boschi aperti, quindi bisognerebbe metterlo dove abbia una certa possibilità di espansione. E bisogna mettere un maschio o una femmina, ovviamente. Ecco, a me piace, come sapete, sono un po' una maniaca della storia delle piante,
Allora, questa pianta, come succede molte volte, appunto, abbiamo detto che viene dalla Cina, dal Giappone, dalla Corea, però gli europei l'hanno conosciuto prima in Giappone. Questo succede spesso perché in realtà la Cina, fino a quando, in modo brutale, no, con le varie guerre, non fu costretta ad aprire i propri confini, non voleva far entrare gli europei. Quindi, invece, il Giappone aprì un pochino prima. Questo fa sì che molte piante, che in realtà non sono giapponesi, o sono anche giapponesi, siano arrivate attraverso il Giappone. E questo è proprio il caso. Allora, questo Richard Holden era un americano che viveva, non scusate, un americano, era inglese in realtà, lavorava per i Kew Gardens e inviò questa pianta appunto negli anni 60. Però il nome si deve, e anche la prima introduzione in realtà si deve a questo Karl Maximovic, che era un personaggio interessantissimo. Karl Maximovic era un russo di origine baltica, che si era formato all'università di Tartu, che era proprio un covo, diciamo, di ricercatori molto interessati alla flora asiatica. Quando è molto giovane lui fa un viaggio intorno al mondo, e poi diventa un viaggiatore di lungo corso. Negli anni 60 è in Giappone. Scopre questa pianta e se la porta all'orto botanico di San Pietroburgo e gli dà anche il nome, è lui che dà il nome a questa pianta. E l'idea che gli viene, io questa storia l'ho raccontata nei giorni scorsi nel mio blog, è di dare il nome di un personaggio che altrimenti nessuno ricorderebbe, che si chiamava Ides, che era un tedesco, olandese, danese, difficile dire, che era al servizio della Russia all'epoca di Pietro il Grande. E la sua particolarità fu che era un mercante e guidò la prima ambasciata russa in Cina. E io penso che Maximovic abbia dato questo nome a questa pianta perché in fondo lo trovava un po' come un suo antenato, cioè così come lui viaggiava molto in Oriente, visitò varie zone, Tibet, Namur, eccetera, un grandissimo viaggiatore, così anche questo Ides, quindi lui ha voluto un po' celebrare questo suo antenato. Come abbiamo detto, anche questa pianta è dioica, ma acidofila, ho esagerato, mi piace solo fresco, ma non è particolarmente acidofica. Però queste si dovrebbe trovare, queste piante. Chiaramente è un albero, quindi ha delle dimensioni abbastanza, un albero medie dimensioni, viene sui 20 metri, quindi bisogna anche avere lo spazio per metterlo. La terza pianta da bacca che ho scelto, magari non la volete, cioè se l'avete non la volete. E questa è una pianta invece dei nostri boschi. Anzi, vedete che ha un areale molto grande, una pianta che si trova nel Mediterraneo, tutto il bacino del Mediterraneo, ma si trova anche in India, si trova anche in Africa. Infatti una caratteristica interessante di questa pianta dal punto di vista della distribuzione è proprio di costituire un ponte tra la flora mediterranea e la flora tropicale. La conoscete forse con i nomi volgari: salsa pariglia, straccia braghe, ha tantissimi nomi di questo genere, ha molti nomi dialettali. È infatti una pianta comunissima nell'Italia mediterranea. È una liana che si arrampica sugli alberi, formando delle macchie anche densissime. È anche una pianta invasiva, una pianta anche pericolosa, con delle spine abbastanza temibili. Allo stesso tempo estremamente decorativa, perché ha queste foglie a cuore particolarmente belle. Fiorellini che vedete lì che sono profumatissimi e queste bacche piuttosto cospicue, insomma, quindi davvero una pianta estremamente interessante. E poi, così per ridere, possiamo anche dire che è la pianta dei puffi, cioè è la famosa salsa pariglia che i puffi ricercano sempre. Ecco, sono quelle piante su cui c'è un po' da mettersi dei punti interrogativi, anche sulla mia pagina Facebook, quando ho pubblicato questa pianta, ci sono stati diversi interventi da parte di miei amici, perché è chiaramente una pianta spontanea, abbiamo detto anche una pianta abbastanza aggressiva, che può essere capace di
espandersi per diversi metri, quindi se la lasci fare è un disastro totale. Allo stesso tempo è una pianta molto bella, molto decorativa, molto piacevole sia per il profumo sia per queste bellissime bacche. E quindi è di quelle piante che in qualche senso potrebbe anche valere la pena di rivalutare, di decidere che magari un esemplare in giardino te lo tieni anche se devi fare ben attenzione a quel che fai, perché è una liana questa e non è solo una rampicante. Inoltre può essere interessante da altri punti di vista, perché è una pianta officinale. Come pianta officinale si usano le radici ed è una pianta antinfiammatoria, antiromatica. Insomma, una pianta interessante. Per me è una pianta esotica. Io la prima volta che l'ho vista ero in Liguria. Mi è piaciuta talmente che ho dovuto tirare fuori dalla mia borsa della carta e una penna e cominciare a disegnarla perché mi affascinava questa forma meravigliosa e anche questo contrasto tra queste foglie a cuore e le spine terribili. Ecco, le bacche ovviamente sono importanti di questa pianta per l'avifauna, perché forniscono il cibo d'inverno, ovviamente non solo per gli uccelli, anche per i piccoli mammiferi. Mi sembra che invece per gli esseri umani non vengano mangiate le bacche. So che invece vengono mangiati i germogli della pianta giovane. Ecco, secondo gruppo di piante, le drupe. Tipica drupa, una prugna. Che differenza c'è tra una drupa e una bacca? Abbiamo detto che la bacca ha tre strati tutti morbidi, l'endosperma. Scusate, l'endocarpo, il mesocarpo e l'esocarpo sono tutti quanti morbidi. La drupa invece ha due strati morbidi, l'esocarpo, la buccia e il mesocarpo, diciamo la polpa, e uno strato duro che racchiude uno o più semi. Pensate classicamente appunto a una pesca, una prugna. Abbiamo visto prima che le bacche nascono dalla trasformazione dell'ovario. Questo vale anche per la drupa, però solo di un tipo particolare di ovario, cioè l'ovario supero, con un solo carpello, che darà vita a quel seme duro che troviamo al centro, anche le ciliegie sono tipicamente delle drupe. Allora, mi sono resa conto che nel mio calendario delle bacche le drupe erano forse le piante maggioritarie, cioè ce ne sono molte che in realtà sono delle drupe. Adesso vedremo quali. Allora, vedete, no, non sono maggioritarie, più o meno come l'altra. Allora, la Schimmia japonica, Rus glabra, Viburnumopulus, Aucuba japonica, disancrenata e ex specie. Allora ho pensato, non so se le mie scelte sono giuste o sbagliate, che magari la Schimmia si vede molto, la conosciamo, una pianta molto bella, va bene anche per l'ombra, anche la dioica, insomma, come molte, ma magari non ne parliamo. Così come anche l'Aucuba, tutte e due vengono dal Giappone. Possiamo magari bypassarla, la si vede molto, purtroppo maltrattata, sarebbe un'altra pianta da rivalutare. Soffermiamoci sulle altre. Ci tengo in particolare proprio al Rus glabra. Questa è colpa di una mia amica che mi ha coinvolto in modo indiretto in un suo progetto, una mia amica architetto che ha usato questa pianta per fare un tetto, o se vogliamo dire un giardino nascosto. Allora, immagino che tutti quanti conosciate il suo fratello, cioè Rus Tifina, che è coltivatissimo, no? Il sommacco americano. Allora, Rus glabra è molto meno coltivato, molto meno utilizzato, e secondo me invece è una pianta molto più bella. È molto simile all'altra, però è più arbustiva, più allargata come proporzioni, come struttura della pianta,
La differenza soprattutto si vede proprio nelle bacche, o meglio nelle drupe, che non sono pelose, ecco, mentre ciò che si chiama gladra, mentre rustifina, che è più albero, le ha pelosissime. In queste immagini che vi ho messo, intanto nella cartina potete vedere una cosa molto curiosa, interessante. Questo è veramente il simbolo dell'America, perché è l'unico arbusto presente in tutti gli stati continentali, tutti gli stati contigui degli Stati Uniti. Vuol dire, cioè, tutti gli stati degli Stati Uniti eccetto l'Alaska e le Hawaii. Ecco, quindi vedete questa enorme estensione. La foto grande vi fa vedere che cosa combina questa pianta, cioè questa pianta si espande per stolone sotterranee ed è capace di colonizzare, vedete, centinaia di metri, e che ci dice anche che se decidiamo di piantare nel nostro giardino dobbiamo fare attenzione a quello che facciamo. Se vedete, è una pianta anch'essa dioica, ne stiamo trovando moltissime. Se voi guardate questa fotografia, vedete che queste piante sono tutte femmine, perché hanno tutte le bacche. Ecco, perché sono tutti cloni dello stesso esemplare. Quindi una sola pianta ha prodotto queste centinaia di metri quadri. Allora, che cosa possiamo dire di questa pianta? Appunto, Rus glabra, il nome comune è sommacco liscio, liscio appunto perché non è peloso il frutto. Avete già visto dalla cartina che ha un'area molto ampia, perché comprende buona parte del Canada e appunto gli interi Stati Uniti. È una pianta molto adattabile, come avrete anche capito, quindi la si trova in condizioni molto diverse, da boschi aperti, macchie, terreno sabbioso, praterie, terreno tendenzialmente acido, ma si fa anche a meno. Come sapete, sempre la mia passione per la storia, è una delle prime piante che è stata portata in Inghilterra dai primi che hanno un po' esplorato la flora del Nord America. Allora, questo John Bannister era un sacerdote, un pastore protestante, che viene inviato in Virginia appunto a reggere una parrocchia. Però prima di partire lui aveva studiato a Oxford e non aveva studiato soltanto teologia, aveva studiato anche botanica. Dato che il vescovo di Londra dell'epoca era un maniaco delle piante, lo scelse proprio per questa ragione, in modo che lui potesse sì, evangelizzare, fare il suo mestiere di prete, ma anche raccogliere piante. Quindi questo John Bannister è stato il primo raccoglitore di tante piante, in particolare cercavano alberi perché l'Inghilterra si era depauperato il patrimonio forestale, servivano per le navi, oppure anche molto le piacevano molto le piante con questo impatto autunnale, no? Vedete questa caratteristica che lo vedete bene anche da questa fotografia. Il Rus, come tante altre piante che amavano gli inglesi che portarono nei loro giardini del Settecento, hanno dei colori pazzeschi d'autunno che non hanno riscontro nella nostra flora, e quindi lasciarono veramente stupefatti. La persona che però lo introdusse davvero è Mark Catesby. No, non ho messo, no, mi spiace, non l'ho messa, pensavo di aver messo il disegno. Marques era un personaggio piuttosto bizzarro che finì invece in Virginia per andare a trovare una sua sorella, poi si convertì in cacciatore di piante. Era anche un disegnatore e lui scrisse un libro incredibile, la Natural History of Carolina, che lui disegnò integralmente lui, cioè tutti i disegni sono suoi. I testi sono scritti da lui e addirittura lui li stampò. Ecco, quindi è un one man book che lui creò da solo. Mi affascina sempre molto questo personaggio. Torniamo però alla pianta. Allora, si trova abbastanza nei garden center, soprattutto si trova la cultivar la cignata, che è molto bella perché ha delle foglie estremamente sì, desette, tutte tagliate in piccole parti, lacine, e quindi particolarmente bello come aspetto. La pianta è interessante
soprattutto, beh, diciamo interessante tutto l'anno perché anche la fioritura con queste grandi pannocchie non sono male. Le foglie, abbiamo detto, sono molto belle, però il clou arriva d'autunno con questi colori spettacolari che vanno dal giallo dorato fino al bronzo, al rosso. E poi le bacche, che sono molto interessanti per gli uccelli, perché sono eduli, anche per noi, a dire la verità, però soprattutto per gli uccelli. E quindi ci tenevo, insomma, a questa pianta, proprio perché ha un legame particolare con questa mia amica, che l'ha usata in un modo molto interessante, sapendo che però va tenuta a bada, perché corre, e se non facciamo attenzione, riempie tutto il giardino, c'è solo più lei. Ecco, e ora adesso parliamo di nuovo di una pianta nostra. Una pianta è il Viburno opulus, ovvero che noi conosciamo sotto un nome un po' fasullo, se ci pensiamo, ovvero palla di neve, pallone di maggio. Perché il Viburno che noi conosciamo, che dà il nome, è quello che vedete in questo quadro olandese del Settecento. In natura il Viburno ha i fiori che potete vedere là in alto. I fiori grandi, quelli che stanno nel contorno, sono sterili, hanno semplicemente la funzione di farsi notare, diciamo, sono delle insegne. Al centro vedete quei fiorellini piccolini, sono invece fertili. Sono loro che daranno vita alle bacche. Infatti, se voi confrontate la forma del corimbo piatto del fiore con quella delle bacche, vedete che l'infiorescenza è molto più piccola, no? Perché corrisponde soltanto al centro. Allora, i bravissimi coltivatori olandesi del Seicento si diedero molto da fare per cercare di aumentare sempre più il numero dei fiori dei fiori sterili del bordo, finché riuscirono a produrre questa cultivar che si chiama rosea oppure plena, che è quella che noi conosciamo appunto come pallone di maggio, che è sterile, quindi non produce bacche e ci fa perdere una delle bellezze di questa pianta. Però succede davvero che è molto più facilmente coltivata questa cultivar che non invece quella fertile, quella da bacca. Che invece è interessante, lo vedete da queste fotografie, perché intanto le bacche sono bellissime e di nuovo danno cibo agli uccelli. Ma un'altra bellezza grande di questa pianta è il fogliame autunnale, che ha poco da invidiare a quello delle piante americane di cui parlavamo prima, con questi colori rosati. Vedete che è diffuso in tutta Europa, con qualche propaggine anche in Algeria, è rusticissima ovviamente, ed è particolarmente amata, per esempio, in Russia, in russo si chiama Kalina. Io penso che tutti conosciate questa canzone famosa che si chiama Kalinka. Kalinka è piccola Kalina, cioè vuol dire piccolo Viburno, perché per loro nelle lingue slave il rosso e il bello sono sinonimi. Sapete la piazza rossa? In realtà vuol dire la piazza bella, perché Krasny vuol dire bello, vuol dire rosso. È il simbolo della vita, è il simbolo dell'eros, è il simbolo dell'amore ed è anche molto spesso ritratto proprio le bacche della Kalina vengono ritratte nell'artigianato russo. Ecco, da noi è un po' trascurate, forse varrebbe la pena di recuperare proprio questa forma, non la cultivar sterile, che ha, non so, poi ognuno ha i suoi gusti, ha qualche cosa sempre un po' di fasullo, ma proprio questa invece, che in tutto sommato io trovo che sia una pianta veramente. Non so, anche lei come l'idesia, tutta bella, perché ha delle foglie con una forma particolare, interessante, palmate, che appunto prendono questi colori autunnali. I fiori non hanno niente che invidiare tanti altri Viburni più titolati e la produzione di bacche è straordinaria. Chiaramente se
volessimo parlare di tutti i Wiborni che ci sono, potremmo fare una conferenza soltanto sui Wiborni, ma io ho scelto appositamente questo, cioè questo nostro Wiborno. Nella flora italiana noi abbiamo tre Wiborni, abbastanza diversi tra di loro, appunto il Viburnum opulus, il Viburnum lantana e poi diversissima, ma molto familiare probabilmente a voi in Toscana. oddio, non mi viene in mente il nome, va bene. Vabbè, che è usato per fare le siepi ed è sempre verde, tra un po' come arriverà, lapsus, ritornerà il Viburnum. Sì, il Viburnontino, scusate, lentaggine, ecco, è arrivato. Bene, dopo una pianta europea da recuperare, da rivalutare nei giardini, soprattutto nei giardini freschi, andiamo a una pianta, era la pianta di oggi, tra l'altro, veramente natalizia, no? Uno dei simboli di Natale. Una delle piante che ormai si trovano di più nei negozi quando arriva Natale, magari a qualcuno di voi è arrivata anche in regalo. Allora, questa pianta, Ardisia crenata, vedete dalla cartina da dove viene, è una pianta che è diffusa dall'India fino al Giappone, il che significa che non è del tutto rustica, è semi-rustica. Nel nord Italia non lo è. In altre parti probabilmente sì. Nella immagine grande vedete qual è la sua situazione in natura. È una pianta del sottobosco della foresta pluviale. Ma in realtà è anche una pianta molto adattabile. Ha questa forma molto ordinata, molto piacevole, con molte foglie, questi fiorellini bianchi e poi le bacche che sono la sua vera. Il suo vero piacere. Da noi viene coltivata come pianta d'appartamento, tipicamente. Però non è detto che sia sempre così. Allora, vediamo un po' meglio la scheda. Allora, appunto, vi dicevo che viene dal sottobosco delle foreste tropicali, che vuol dire che sono quei suoli molto ricchi perché c'è molta decomposizione delle foglie. È un'altra di quelle piante che arriva in Occidente dal Giappone, anche se avete visto che il Giappone è un po' ai margini della sua area. Il primo a trovarla è il solito Thunberg, l'allievo di Linneo, che è uno dei pionieri dell'esplorazione del Giappone, che la pubblicò come Bladia crispa. Passano non tantissimi anni. E viene introdotto in Inghilterra da questo vivaio, che si chiamava Lodiges, è un vivaio importantissimo che è operativo più o meno negli anni dopo le guerre napoleoniche, possiamo dire in quegli anni lì, erano specializzati, era un vivaio specializzato in piante esotiche, avevano delle serre pazzesche e aveva dei veri e propri cacciatori di piante. E quindi la fa arrivare dal Cile, quindi noi sappiamo il 1817, però non è che andò molto a buon fine, quindi è stata reintrodotta più volte, è stata reintrodotta dal Giappone da Maximovic, è stata introdotta dalla Cina da Henry, è stata di nuovo introdotta poi negli USA dal Giappone. Allora, in Giappone è una pianta di nuovo simbolica, sempre questo rosso che è il simbolo della vita, che è il simbolo della continuità, dell'esistenza, che è dell'inverno fa pensare alla primavera. In Giappone viene utilizzata per le decorazioni del nuovo anno. Questo fa sì che in Giappone, voi sapete che in Giappone sono dei grandi coltivatori di piante, si siano dati molto da fare su questa pianta e quindi abbiano prodotto delle cultivar migliorate, cioè con bacche molto più grandi e molto più numerose. E qua io devo raccontarvi una storia triste. Allora, abbiamo detto che negli Stati Uniti è stata importata dal Giappone più o meno all'inizio del Novecento ed è stata piantata ovviamente in piena terra in alcuni giardini di zone dove non c'era, di zone che potevano offrire delle buone possibilità, in Florida, in Louisiana, in Texas. Ebbene, un disastro. Un disastro perché questa pianta si è rivelata terrificantemente invasiva, cioè si è comportata esattamente come fa da noi la FIT,
bocca. Quindi avete visto che è una pianta molto fitta, molto folta, con un fogliame molto, tra l'altro sempreverde. Cosa succede? Che soffoca il sottobosco. Le piante che stanno sotto non riescono più a svilupparsi. Allora, è stata studiata questa questione. E ci si è chiesti, ma perché in natura questo non lo fa? Allora è venuto fuori la risposta. Perché in natura ha bacche molto più piccole, molto meno numerose, produce molti meno semi, quindi non invade, riesce a essere, a mantenersi più o meno gestibile, senza soffocare le altre piante. Invece queste piante coltivate, quindi queste piante migliorate, portate in un ambiente che oltretutto non era loro, hanno creato un disastro. Ecco, questo è un po' un apologo. Tornando sul piacevole, allora diciamo che per noi è più una pianta da coltivare in vaso. Se qualcuno di voi vuole provare a metterla in piena terra, sappia i rischi. Ecco, ovviamente ci interessa per il colore rosa. Però esistono anche delle cultivar con bacche bianche e rosse, e rosa, rosa scuro. Quindi c'è anche la scelta. E sta diventando, io la vedo moltissimo nei fiorari questa. Allora, il genere Ilex è il genere della grifoglia. La grifoglio è la pianta di Natale per eccellenza, ma io volevo fare, famo la strana, ovviamente il genere Ilex è un genere molto molto vasto. E avevo voglia di presentarvi quest'Ilex particolare, che è l'Ilex verticillata. Qual è la caratteristica di questo Ilex che lo differenzia dagli altri? È di essere sfogliante. Ed essendo sfogliante, succede che quando sono cadute le foglie, le bacche si vedono tantissimo. Allora, questa pianta, come vedete dalla cartina, viene dagli Stati Uniti centro-orientali e anche dal Canada meridionale, e che ci dice che è rustica, perfettamente rustica. I problemi sono di altra natura. E i problemi sono del suolo. Il suolo deve essere assolutamente acido. Questa è proprio una pianta acida, proprio come per me. Non solo detesta l'eccessivo caldo estivo, vuole un habitat umido, vuole un terreno leggero, vuole un terreno sabbioso. Ne abbiamo parlato per esempio con Patrizia Ian, che ha rinunciato a questa pianta perché veramente crea grossissimi problemi, anche perché pure lei è dioica, quindi ne deve avere due. Quindi è una pianta meravigliosa quando ha le bacche, insignificante quando è verde, è più un arbusto, potrebbe formare tipo delle siepi, ed è complessa da coltivare, è difficile, però mi sembrava interessante di presentarla, di pensare a questo particolare agrifoglio che crea questa, dove invece si trova bene, crea veramente questa marea di bacche, veramente questi rami che si riempiono. Anche questa ovviamente graditissima dagli uccelli. Ecco, abbiamo visto un po' di drupe. Arriviamo alla terza tipologia di frutti, che sono i pomi. Pomi, la mela, evidentemente. Vi avranno insegnato a scuola che la mela è un falso frutto, no? E che il vero frutto è la parte che buttiamo via, è il torso. Perché è considerato un falso frutto? Perché un vero frutto, l'avete visto, nasce dall'ovario. Invece, qua lo vedete anche dal disegno, il frutto prende anche l'involucro che avvolgeva l'ovario, cioè il ricettacolo. E anche qua lo potete vedere più da vicino da questo disegno, no? Vedete, in cui vedete come il fiore, il ricettacolo dell'ovario diventi
quello che poi sarà la polpa del frutto, mentre il frutto vero e proprio è quella parte che c'è al centro che avvolge i semini. Dove si trova questo tipo particolare di frutto? In solo una famiglia, cioè nelle rosacee, e soltanto nelle maloidee, quindi è proprio un frutto specifico, particolare, delle mele e di tutti i suoi parenti, no? Delle maloidee, che producono tantissime, chiamiamole bacche per nostra comodità, perché magari sono tutti piccoli. E qua io avrei potuto fare solo una presentazione su di loro, tante ce n'è. Sono piante che a me piacciono molto, sono quasi tutte, io credo, anzi, nella stragrande maggioranza piante rustiche e piante che offrono tanto al giardino perché hanno fiori bellissimi, i classici fiori delle rosacee, delle rosacee con questi 5 petali bianchi, rosa, rossi, spesso profumati, le foglie che d'autunno alle volte assumono colori molto belli e le bacche persistenti che danno nutrimento agli uccellini e gioia ai nostri occhi. E quindi ce ne sono tanti, vedete che fanno un po' la parte del leone, tantissimi. Anche qua ho fatto delle scelte, anche lì non so se le ho fatte bene o male. Allora, il cotone aster certamente poteva valer la pena di parlare, sono tantissimi i cotone aster e sono veramente anche una grande risorsa nei giardini, proprio perché essendo così tanti, anche con caratteristiche diverse, possono essere usati in modi vari, perché ci sono i cotone aster tappezzanti, quelli che vengono usati per fare spalliera, quelli che invece fanno più le siepi, e tutti quanti sono interessantissimi. Parlando delle nostre maloidee, aggiungiamo ancora una cosa importante, cioè quei fiori bellissimi sono una grande, grandissima risorsa per le api. Anche altre piante che abbiamo visto prima hanno queste caratteristiche, ma in questo gruppo di piante è particolarmente importante. E anche il cotone aster, io ho dei banalissimi cotone aster orizzontali nel mio giardino ed è incantevole la danza dei bombi, i bombi che impazziscono per questa pianta. E naturalmente poi le bacche daranno il cibo agli uccellini e anche ai piccoli roditori. Però pensavo che fosse il cotone aster, poi tutti lo conosciamo. Piracanta. Anche piracanta è una pianta fantastica, forse una di quelle che produce una quantità di bacche più incredibile che possiamo pensare. Anche questa è una pianta molto nota, una pianta molto usata, sia nella sua versione rossa, c'è anche in giallo, c'è anche in arancione, quindi forse anche questa la conoscete. Allora, Sorbus americana è il cugino americano del Sorbus aucuparia e magari vale la pena di dirne di più. Poi abbiamo l'aronia arbutifoglia, sul quale vorrei invece soffermarmi, i meli e Crategus è il biancospino, anche qua diamo per scontato che lo si conosca, in realtà anche di Crategus ce ne sono una marea e anche su questi varrebbe la pena di soffermarsi delle ore. La Fotinia arbutifoglia è probabilmente la più ignota di tutte le piante di questa rassegna e quindi non l'ho messo il Sorbus americana, volevo dire due parole, anche se non ho messo la scheda. Allora, il Sorbus americana è praticamente il cugino americano del nostro Sorbo degli uccellatori, Sorbus aucuparia, sono molto simili, è una pianta veramente molto bella e tutte e due hanno anche la caratteristica di avere un bellissimo fogliame autunnale, oltre che queste bacche persistenti. Rispetto al nostro Sorbus aucuparia forse fa le bacche, sì, i corimbi insomma più grandi. Ecco. Invece mi soffermo su Aronia arbutifolia, Malus baccata e Fotinia arbutifolia. Allora, io credo che molti di voi conoscano la cugina di Aronia arbutifolia, ovvero Aronia melanocarpa, che fa le bacche nere. Oggi molto apprezzate, molto coltivate anche perché ricchissime di vitamina C e di elementi antiossidanti. Quindi viene molto 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 coltivata.
Invece la rogna arbutifolia si coltiva meno. Io invece la trovo estremamente interessante pure lei. Vabbè, i fiorellini, li vedete, i fiorellini sono quelli delle nostre rosacee, sono tutti molto simili, con questi cinque petali, tantissimi stami, si fanno notare. Una caratteristica di questa pianta, ovviamente, è il colore autunnale. Vedete, è un arbusto, viene dall'America Atlantica, chiamiamolo così. Dunque, vedete, dal Canada in giù, dalla Terra Nova in giù praticamente, ed è quindi è rusticissima, non ha problemi, ma non patisce neanche il caldo perché arriva giù fino in Florida. Ha dei colori autunnali estremamente belli, estremamente decorativi. Queste bacche sono un po' astringenti, da cui viene anche il nome in inglese chokeberry, che vuol proprio dire quella cosa lì che ti fanno stringere i denti. Però si usano per fare le marmellate, sono ovviamente apprezzatissime dagli uccellini. Appunto, vedete. Anche qua magari un pochino di storia vi potrei raccontare. Allora, di solito vedete, metto il nome di chi l'ha portata, la data, però in questo caso noi non sappiamo esattamente chi l'ha portato. Sappiamo che il primissimo personaggio che la coltivò era un lord inglese che nel 1700 c'era nel suo giardino e doveva essere arrivata dalla Virginia. Invece però abbiamo dei dati molto precisi, sempre per i primissimi anni del 700, in cui risulta che Michel Sarrasin, che era un medico, che stava a Quebec e che era quello a cui è stato dedicato la Saracenia, mi ricorda mia sorella. Allora, questo Michel Sarrasin era anche un botanico, ha scritto la prima flora del Canada, il primo tentativo di flora del Canada, e mandava piante al Jardin du Roi, insomma l'antenato del Jardin des Plantes di Parigi. E nei primi anni del Settecento risultano proprio piante inviate da lui. Evidentemente non ha avuto forse quel successo di altre, però insomma in realtà sta in Europa da 300 anni. Ci sono anche delle cultivar ovviamente, in particolare più forse ancora selezionate per il colore del fogliame che non è neanche ancora per le bacche, appunto queste due cultivar Brillant e Brillantissima sono particolarmente interessanti per queste foglie così scure, no? Così, questa qui, questa che vedete qua nella foto grande, è la brillantissima, con questo rosso propriamente della foglia. Ecco, una cosa interessante è che Aronia melanocarpa, incrociandosi con Aronia arbutifolia, ha dato vita a una terza specie, che è Aronia prumifolia, che ha delle bacche, diciamo, a metà, nel senso che la melanocarpa le ha nere e la prunifoglia sono quasi viola. È anche una pianta interessante, si possono mettere tutte in giardino queste, perché queste sono piante da siepe, e può essere un'ottima idea per una siepe mista, con grandissime giovamento, diciamo, per l'ambiente. Non sono piante invasive, sono piante facili da coltivare, producono cioè attirano moltissimo gli imenotteri e altri impollinatori in primavera e in autunno poi producono queste bacche che persistono a lungo sulla pianta e quindi danno cibo agli uccellini. E però vanno bene per fare la marmellata, anche per noi, vanno bene anche per queste. Allora, mi sembrava che non si potesse parlare di piante da bacca senza parlare dei meli da bacca, cioè non il melo, Melus malus domestica, con le nostre grandi mele, ma tutta quella enorme serie di meli che producono piccoli pomi che appunto rientrano di più nel mondo bacca e non nel mondo mero, mela. Ecco, la foto che trovate al centro, vedete quella casa di legno rossiccia, c'è anche una dependance con il tetto di prato. Beh, quella casa lì è la casa di campagna di Linneo, si chiama, si trova un posto, si chiama Hammersby,
la pianta che vedete, le due piante anzi che vedete, sono dei malusbaccati. Malusbaccata è la specie che ho scelto proprio per questa ragione, perché è il melo di Linneo. Allora, vedete che ha una aerale un pochino orientale, cioè si trova nell'Europa orientale, si trova in Russia, si trova in Siberia e poi giù fino ad arrivare alla Corea. Ed e poi si trova di nuovo nell'Himalaya, quindi con l'areale disgiunto. È un bellissimo albero, come potete vedere, fiori stupendi, e queste bacche, mi viene di chiamarle bacche, ma ovviamente sono dei piccoli pomi con un lunghissimo peduncolo che le fanno assomigliare a delle ciliegie. Lo chiamano melo siberiano perché viene appunto anche dalla Siberia. A Linneo lo mandò un signore che si chiamava Erik Laxman, che era svedese, come dice il nome, però stava in Russia e stava anzi soprattutto in Siberia, fece delle ricerche, anche se un po' da battitore libero, mettendosi un po' in contrasto con lo zar. Allora lui mandò diversi semi di diverse piante a Linneo, tra l'altro gli mandò appunto questi semi di questo malusbaccata che Linneo coltivò sia nell'orto botanico di Uppsala sia a Hallersby. Sappiamo dalla testimonianza del figlio di Linneo che ce n'erano due alberi ad Hallersby, uno con i frutti rossi e l'altro con i frutti gialli. Quindi poi in realtà attraverso Linneo è stato anche introdotto altrove e poi soprattutto nell'Ottocento. Anche qua si potrebbe parlare un'ora soltanto dei meli ornamentali, alcuni dei quali sono più apprezzati per i fiori, per esempio Malus floribunda, no? Che è un melo cinese particolarmente bello per le fioriture. Altri sono appunto apprezzati sia per i fiori sia per i frutti. Una particolarità di Malus baccata è di essere uno dei genitori delle cultivar di mele ornamentali, che comunque sono più di 500, quindi è un mondo. Ce ne sono per tutti i gusti. Anche sul gusto di queste meline c'è tutto da discutere. Io le trovo un po' farinose, in genere le vengono usate più per fare il sidro, perché sono un po' acide, oppure per fare le marmellate. Però alcuni di questi meli sono stati anche incrociati in realtà con Malus domestica. Per esempio Everest, che è uno dei più coltivati in assoluto, ha tra i suoi genitori anche Malus domestica. Quindi ovviamente ha delle mele un pochino più grandi e anche probabilmente meno acide. Ecco, quindi è di nuovo un mondo e forse vale anche la pena di ricordare che le dimensioni anche di queste piante cambiano moltissimo, ce ne sono anche alcune decisamente interessanti proprio perché sono nani, sono dei meli piccolini e quindi possono andare bene anche in piccoli giardini. E addirittura questa varietà, la Matsciurica, viene usata per i bonsai perché già è piccolo di natura e poi si adatta anche a essere potato, a essere torturato. Allora, forse la pianta più particolare, più strana, è questa Photinia arbutifolia. Va detto che fino a pochi anni fa si chiamava in un altro modo, si chiamava Heteromeles arbutifolia. Allora, dovete sapere che queste maloidee stanno facendo impazzire i botanici. Del resto, chiunque di noi le guarda, vedono tutti i fiori uguali. E in effetti queste piante sono molto simili, sono molto vicine tra di loro. E quindi ci sono dei grossi, grossissimi problemi di classificazione, anche perché stiamo parlando di non piante insignificanti, ma di piante importanti, appunto abbiamo il pero, il cotogno, il nespolo, cioè tantissime piante anche molto importanti come piante da rettino. E quindi andare a mettere le mani lì dentro, cambiare i nomi, fa paura. Ed è veramente problematico. La scelta che per ora hanno fatto è quella di rimettere insieme alcuni piccoli generi. E per esempio questo Heteromeles è passato a Photinia, ecco, anche se in precedenza Photinia non c'era in America, insomma, vabbè. Quindi adesso si chiama Photinia.
qual è la caratteristica di questa pianta? Che appunto penso che ovviamente è la più strana, la più ignota. Allora, intanto che è un endemismo californiano, quindi viene soltanto in California. È una pianta xerofila, ha delle foglie non solo sempreverdi, ma piuttosto coriacee, che quindi sono atte a resistere ampiamente alla siccità. Ho anche voluto metterne una in ambiente, così vedete un pochino qual è l'ambiente, questo ambiente che in California si chiama Chaparral, che è un pochino il corrispondente della macchia mediterranea, però la macchia mediterranea arida, delle zone più aride. Ha questi fiori bianchi, molto simili a quelli del biancospino, e poi fa questa enorme quantità di pomini rossi. E li fa appunto adesso, li fa d'inverno, per cui in California la usano per le decorazioni natalizie, per cui si chiama proprio così, si chiama proprio Christmas Berry, oppure addirittura California Holly, perché è l'equivalente per loro dell'agrifoglio, per l'abito. Da noi non sarebbe pienamente rustica, però dicono che arriva a meno 12, quindi direi che potrebbe valer la pena di provare. Secondo le condizioni può essere coltivata come albero oppure come cespuglio. Chi l'ha fatto conoscere in Occidente è uno dei miei botanici preferiti, ovvero Archibald Menes, che fa un viaggio intorno al mondo insieme al capitano Vancouver, quello che ha dato il nome alla città di Vancouver, che gli fece di tutto e di più, persino l'ha messo agli arresti a un certo punto, quando lui protestò perché non gli avevano bagnato le piante, e ha portato anche questa pianta, perché è stato anche in California. Ultimo tipo di, o quasi, ultimo tipo di bacca, non bacca, è il cinorrodo. Sapete che il cinorrodo è il nome che viene dato ai frutti del genere rosa. Anche questi sono falsi frutti, perché come avete già capito, mettono in gioco non soltanto l'ovario, ma il ricettacolo. In questo caso il ricettacolo non diventa quella bella polpa di un pomo, ma diventa una polpa molto più sottile che avvolge i veri e propri frutti che sono degli acheni, non sono semi, il seme sta là dentro. Purtroppo, come ben sappiamo, questi acheni sono dotati di una pelosità piuttosto antipatica che può far venire anche delle belle dermatiti. Però se riusciamo a risolvere questo problema, questi frutti sono estremamente salutari, pieni di vitamina C e anche adatti per fare delle ottime marmellate. Era impossibile ovviamente parlare qua delle rose, anche qua bisognerebbe parlare solo di questo. Quindi mi sono accontentata di mettere qualche immagine che vi fanno vedere quanto possano essere interessanti le rose non solo per i loro fiori, ma anche per i cinerodi, anche per i frutti, quindi per quello che fanno d'inverno quando ormai sono cadute le foglie. Ovviamente perché lo producono non dobbiamo potare alla morte, ma dobbiamo lasciare produrre questi frutti. Allora, qui ho messo una rassegna di un certo numero, adesso io non sto neanche a dire i nomi, vi fanno vedere comunque le dimensioni, le varietà, ce ne sono di piccolini, ce ne sono di pelosi, ce ne sono con aculei, ce ne sono di allungati, con tantissime forme diverse, che danno veramente anche loro un interesse al giardino. Vorrei solo soffermarmi su due, perché non abbiamo tempo ovviamente di parlare di tutto, cioè quelle due che trovate in alto, quella stranissima, gialla, tutta irta, è il cinorrodo di una rosa che io adoro, cioè la rosa Roxburghi, che ricorda questo Roxburgh, il direttore dell'Orto Botanico di Calcutta. E quella che vedete di fianco invece è la rosa rugosa, che è la migliore dal punto di vista di quelli farsi le marmellate, perché ha dei cinorodi molto grandi, molto polposi, e quindi è ottima da quel punto di vista.
Altre invece, ovviamente, questa è la Philippe Schiffgate, le fa molto piccole, però ne fa moltissime e su altre si potrebbe continuare. Siamo quasi alla fine, spero non avervi annoiato troppo. Ho messo anche una cosa che forse non avrei dovuto mettere, no? Però viene chiamato bacca anche questo, era anche per mettere qualcosa di piccante. Questo è il pepe rosa. Conosciuto anche come appunto, pepe di Sichuan. Se voi guardate dalla fotografia in piccolo, vedete che in realtà non è neanche una bacca, non solo non è una bacca, non è neanche un frutto carnoso, è un frutto secco che ha quattro follicoli, quattro parti, penso che si veda abbastanza bene dalla fotografia. Che sono saldati alla base, quindi formano questa specie di quadrifoglio, e quando si aprono rilasciano il seme, che è quello che noi chiamiamo la bacca del pepe, che in realtà è seme. Ecco, però poteva essere interessante. Infine, sempre non bacca, Iris fetidissima. L'Iris fetidissima è una pianta spontanea della nostra flora che produce, come tutti gli iris, una capsula bilobata. La sua caratteristica è però che si apre da sola, più o meno in questa stagione, in questo momento dell'anno, mostrando dei semi enormi e carnosi che quindi assomigliano a delle bacche e ne hanno la stessa funzione, cioè quella di attirare gli animali, non tanto gli uccelli in questo caso, loro in genere restano sopra fino a che si aggrinziscono un po', poi cadono. Quando cadono c'è qualcuno che si rimangia, secondo me sono i topolini, eccetera, più che gli uccelli. È un fenomeno di convergenza evolutiva. Qua abbiamo dei semi che fanno finta di essere bacche e quindi sfruttano quest'idea della reclama, del colore che richiama. È l'ultima pianta. Spero di non avervi annoiato e di aver magari scelto i tagli giusti. Qui ne ho messe un po', tutte un po' insieme. Grazie per l'attenzione e ovviamente buon Natale.